Amici di Pianeta Verde, benvenuti! Oggi abbiamo raggiunto Provaglio Valsabbia, come dice il cartello, siamo a quota 817 metri, siamo in provincia di Brescia, in Valsabbia, ma più precisamente siamo nella frazione Arveaco, che è la più alta di questo comune della Valsabbia bresciana. Siamo qui per rincontrare un amico, Gheorghe Urda, che abbiamo già conosciuto in una precedente stagione di Pianeta Verde, perché aveva un'azienda agricola biologica sul lago di Garda. Cambio di vita, ha scelto di spostarsi sui monti e scopriremo appunto quali sono diciamo gli sviluppi della sua attività, perché dagli orti del lago adesso ci sono gli orti del monte, una realtà di agricoltura molto molto interessante, tutta da scoprire, e ora vi parleremo di questo. Ciao Gheorghe! Ciao Barbara! È davvero un piacere per me ritrovare Gheorghe Urda. L'abbiamo conosciuto quando con la sua azienda si trovava sul lago di Garda, ora invece lo ritroviamo con la famiglia allargata qui. Siamo in questa frazione di Provaglio Valsabbia, siamo dove ci sono dei monti, infatti la tua realtà dagli orti del lago adesso si chiama gli orti del monte. Eh sì. Gheorghe, perché questa scelta di cambio di vita un po' totale insieme alla tua compagna e le bambine? Ma la montagna ci ha sempre affascinati, senza ombra di dubbio. E abbiamo tanti amici che vivono in montagna, amici che coltivano in montagna. Negli anni abbiamo avuto anche l'opportunità di gustare delle verdure coltivate in montagna e anche addirittura di proporle nel nostro agriturismo, delle fagiolane, delle patate, e che il sapore era una cosa introvabile, diciamo, in pianura, no? Ma poi anche per la bellezza del paesaggio, per la ricchezza, no? Dell'ambiente. E già noi ne sentivamo il bisogno di cambiare, no? E sicuramente anche per come si stava comportando il clima giù in pianura, caldi molto forti d'estate, e che si bruciava tutto, anche questo ci ha un po' spinti verso la montagna. Poi è chiaro che anche in montagna non è tutto rosa e fiori, no? Non è che abbiamo poi trovato solo tutto quello che c'era di bello che volevamo in montagna, ci sono anche delle difficoltà. Cioè, per esempio, in pianura sì, fa molto caldo, si brucia tutto, però c'è anche generalmente acqua a disposizione. In montagna l'acqua, se non piove, è molto difficile averla, no? Infatti noi, magari dopo vi farò vedere, stiamo cercando anche di raccogliere l'acqua piovana quando ce n'è in abbondanza e usarla con parsimonia dopo.
E poi comunque, siccome avevamo già un po' l'idea, lo stimolo di andare verso l'agricoltura organica e rigenerativa, verso l'agroforestazione, proprio la ricchezza dell'ambiente montano aiuta a realizzare degli impianti del genere e penso diciamo, alle risorse, alla materia prima che si può utilizzare, che possono essere le foglie, le ramaglie, il fieno e via dicendo, che poi vi illustrerò come le abbiamo usate nell'orto. Infatti, perché tu sei partito da azienda agricola biologica certificata, adesso invece hai bisogno di altro, stai sperimentando altro. Sì, ecco, è quasi certo che quest'anno, dopo 11 anni, rinunceremo alla certificazione bio. Non cercheremo un altro tipo di certificazione. Semmai, l'unica certificazione che ci sarà quella della voglia del cliente, di chi ci conosce, di venire a visitarci e vedere come coltiviamo, che sarà questo poi il nostro bigliettino da visita. Poi, essendo così piccoli e anche così complessi, cosa c'è di più bello se non presentare il nostro orto invece che un certificato, che va benissimo assolutamente, è molto utile per aziende grandi, è molto utile per aziende che vendono all'ingrosso e per chi fa vendita diretta può anche essere superfluo. Poi noi che ormai sono 11 anni che seguiamo il protocollo del bio e rispetteremo sempre quei protocolli andando anche oltre, no? Infatti poi vedremo un po' di tecniche di agricoltura organica e rigenerativa che stiamo utilizzando. Poi siamo novellini in questo settore, né? Assolutamente novellini, sappiamo poco, conosciamo poco, stiamo imparando tantissimo. Stiamo applicando, non stiamo ancora applicando tutto ciò che si conosce in agricoltura organica e rigenerativa, però piano piano facciamo il nostro percorso. Quindi io non vedo l'ora di tornare nel tuo orto per vedere appunto quali sono le verdure che ci offre questa stagione estiva. Andiamo, ti voglio Volentieri. vedere anche al lavoro. Certo. Gheorghe, qui siamo forse in una delle parti più rappresentative dell'orto, perché da qui si può capire appunto il modello di agricoltura che stai seguendo. Assolutamente sì, e anche vuole essere un po' il punto d'arrivo non ancora definito, chiaramente ben definito, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma Perché un sono 2 anni, punto insomma, che è state. questo secondo anno. È da quest'anno che abbiamo cominciato seriamente ad applicare alcune tecniche di agricoltura organica, rigenerativa, agroforestazione e via dicendo. E anche negli altri campi pian piano vorremmo arrivare a quello. E in pratica qui sta nascendo un impianto agroforestale, cioè un misto tra piante di bosco e poi piante da frutto e piante erbacee perenni o annuali, con intento di coltivarle o lasciarle lì perché che abbiano delle funzioni. E quindi ci saranno tutte queste piante che conviveranno in questo impianto. In pratica ci sono tre file 8 metri distanti una dall'altra. Su ogni fila ci sono le piante principali, le piante quelle che diventeranno più alte, che sono a 8 metri una dall'altra, quindi un impianto 8x8, 8. E le piante principali c'è un tiglio, un salice, un sorbo domestico. Quest'anno arriveranno anche 4 fichi. E ho piantato anche un faggio lì all'inizio. In pratica loro li poteremo, i rami, man mano che crescono i rami sotto, li taglieremo e la faremo andare in sulla pianta. Quando sarà arrivata a una certa altezza che a noi ci va bene, cominciamo a fargli aprire la chioma, no? E quella chioma farà da cappello, che farà sia un po' di protezione contro la grandine, non completa, non al 100%, però comunque proteggerà un pochettino e più che altro farà la funzione di ombreggiamento d'estate, visto come sta cambiando il clima, no?
però dovranno essere alte, perché se saranno troppo basse faranno troppa ombra nell'immediato alle piante sotto, che quindi andranno in supercercarsi alla luce, quindi cresceranno esili, no? Deboli. Invece abbiamo bisogno che comunque filtri abbastanza luce sotto. Quindi tra le piante principali pianteremo delle piante da frutto, faremo una cosa mista, a noi ci piacciono le cose miste, mescolate, no? Complesse. E, ci sarà mele, pere, albicocche, pesche, di tutto, insomma, di tutto. E poi a destra e a sinistra di questo filare di piante ci saranno delle piante erbacee, che ci saranno sia delle perenni, che ne può di amaranto, in realtà non sono neanche perenni, ma si seminano, sono annuali, si seminano da sole, cioè buttano in giro i semi e poi ricrescono l'anno dopo. Magari lasciamo giù il romice, abbiamo piantato anche della bieta, che continueremo a tagliare, continuiamo a lasciarla giù, e poi altre piante che troveremo in giro, che magari le spostiamo anche lungo i filari, perché molto servono anche per fare da richiamo, da riparo per gli insetti utili. Per esempio, una di quelle è la coccinella, che è importantissima per il controllo degli afidi, e hanno bisogno di un appoggio, di un riparo, dove fare la prima, la seconda figliata, no? Se tu la terra ce l'hai nuda, pulita, loro non hanno dove svilupparsi. Invece, facendo così, bene o male, per loro c'è sempre un riparo. Quindi riescono a fare anche più cicli di riproduzione lungo l'anno. Quindi quando arrivano gli afidi, perché gli afidi arrivano sempre, perché è natura, è vita alla fine, non può impedire alla vita di esprimersi, no? Allora le coccinelle anche sono pronte per mangiarle, sì, per fare la loro parte. Difatti avevamo appena piantato le fagiolane, che sono lì alla nostra sinistra, qualche settimana fa. Appena spuntate, già sul germoglio ho visto una cosa che non avevo mai visto in 12 anni di attività. C'erano già gli afidi, c'erano già le formiche che portavano sugli afidi. Le formiche allevano gli afidi, né? Fanno questa cosa qua. Cioè, dove vedi un via vai di formiche, vuol dire che in cima stanno portando afidi. Oppure dove vedi afidi, stai tranquillo che arrivano le formiche. E mi ero un po' preoccupato, e ero anche certo che fosse dovuto sempre al caldo molto intenso, al secco, no? Ho detto, cosa succederà qui, che già così a inizio della coltura, dell'impianto, c'è già una pressione così forte di afidi. Però siccome un orto così complesso richiede anche tanto tempo, tanto impegno, non tutte le cose riesce a seguirle, allora ho detto, come ho fatto quasi sempre lungo questo percorso, vediamo cosa succede, lascio fare. Sono andate lì le coccinelle, hanno già ripulito tutto, gli afidi non sono mai riusciti a prendere piede. Vedi, senza l'utilizzo di chimica. Ma noi, guarda, sono 2 anni che non utilizziamo più prodotti. In passato utilizzavamo qualcosa di prodotto ammesso in agricoltura biologica, magari lo spinosad piuttosto che il Bacillus thuringiensis, piuttosto che lo zolfo, il rame. Sono 2 anni, cioè in questi 2 anni che siamo qua non abbiamo mai utilizzato nulla, e non ne utilizzeremo neanche mai più. Vedi, tanti intendono l'orto come un ospedale. Deve essere sanificato, pulito, non ci deve essere niente fuori dagli schemi, che però colui che decide, colui che coltiva ha deciso, no? Quello schema, quel protocollo, no? Invece per noi è proprio l'opposto, è l'orto che vogliamo creare noi qui, vorremmo che sia la massima forma di espressione della vita, perché oltre che quel che succede in natura, che si regola un po' per regole sue, anche quasi casuale, se vuoi, qui c'è la mano dell'uomo che interviene, che fa, no? Ed è lì la differenza. La mano dell'uomo che agisce bastonante, regolando ogni processo e seguendo, cercando di tirare fuori solo quel che a lui gli interessa e basta, quindi quel raccolto lì e la cosa finisce lì. Oppure lasci che le cose un po' accadano, che poi scopri con meraviglia che ti danno indietro tanto, ma tanto, più di quel che uno può immaginare se non ha mai provato questo sistema. Ti fanno anche delle sorprese, ti lanciano anche delle sfide, no? Stiamo vedendo che
stanno crescendo all'interno di, sotto questa paglia, anche delle culture che in realtà tu non hai piantato. Beh, qui ci abbiamo per esempio il tarassaco, che è cresciuto da solo, è una pianta spontanea, ha una radice molto forte, è anche dotata di tantissime gemme dormienti lungo il fusto, quindi tu anche se vai a recidere la pianta appena sotto il colletto, no? Perché noi raccogliamo anche il tarassaco e lo proponiamo ai nostri clienti, un'ottima verdura molto ricca anche, lui da sotto riparte, riattiva delle gemme per far ciò che per cui è nato per fare, no? Ciò che è nella sua indole, cioè crescere, svilupparsi, andare in semenza e prodursi. E, ecco, appunto il tarassaco si può moltiplicare sia per semi, se tu vai a raccogliere i semi poi in giro, cresce, oppure se sradichi addirittura la radice la ripianti altrove, cresce, oppure anche un pezzo di radice, se c'è un po' di gemme, lui riparte senza problemi. Quindi questa è una risorsa che la natura ti offre, no? E per esempio in questa fila, cosa troviamo, Gheorghe? Ecco, questa è la fila più complessa che c'è di tutto l'orto. È successo tutto anche in modo un po' casuale, se vuoi. Perché, per esempio, qui c'è lo yacón, che è un tubero che è originario del Sud America, del Perù. In pratica fa dei tuberi grandi che si mangiano, hanno la forma della batata, sono grigiastri di colore, sono molto zuccherini, contengono tantissima inulina, che è uno zucchero che fa molto bene a noi, agli esseri umani, abbassa la glicemia. E poi c'è anche dei tuberini piccoli che si chiamano rizotuberi, che quelli si usano per moltiplicarlo. E siccome non resiste alle gelate, bisogna raccoglierlo prima delle prime gelate, magari a fine novembre circa, e portarlo in magazzino coperto di terra, e poi in primavera si piantano. E poi dei nostri amici che sono stati in Messico ci hanno portato da lì dei semi di mais, di due tipologie che non sappiamo che varietà siano, che colore avrà la pannocchia, che caratteristiche, se sarà da polenta, se sarà mais dolce. Li abbiamo piantati nei punti dove poi andranno gli alberi da frutto che impianteremo questo autunno, anche qui vedremo cosa faranno. Poi qui dietro abbiamo una pianta delle piante di cetriolo, che queste invece sono state piantate di proposito, abbiamo fatto le piantine, e quindi questo è proprio l'intervento dell'uomo, no? Che ha l'intenzione di piantare delle cose che poi andrà a raccogliere, no? E qua invece c'è una pianta di patate, non l'ho piantata, ma è cresciuta da sola. Vuol dire che il vecchio proprietario del campo qui sicuramente faceva l'orto. E senza ombra di dubbio avrà piantato delle patate, perché le patate possono rimanere nel terreno, rigerminare tutti gli anni, anche per anni. Io, avendola trovata qui, l'ho lasciata, la lascio crescere. Voglio vedere che cosa fa, in primis come si comporta, cioè qual è la sua vigoria, qual è la sua resistenza alle malattie, che tipo di patate produce, com'è il loro sapore, che magari si riesce a recuperare una qualche varietà che veniva coltivata qui da anni, quindi che si è adattata a questo territorio, quindi è più resistente, sempre in vista del cambiamento climatico che stiamo vedendo, che in che direzione va. Quindi che qui alle mie spalle c'è l'amaranto rosso, è molto saporito, ricorda un po' lo spinaccio, l'avevo avuto nell'orto l'anno scorso qui, e l'ho lasciato andare in semenza, si è riseminato e rispuntato. Questo vuol dire che ha trovato un ambiente giusto per lui, si è rispuntato. Per di più, essendo così rigoglioso, vuol dire che sta bene qui. È molto buono da mangiare, quindi noi lo stiamo già riconoscendo come una risorsa, no? E non come un'erbaccia. Più dietro ancora abbiamo il chenopodio, lo spinaccio selvatico, è l'antenato dello spinaccio che noi coltiviamo e mangiamo oggi. Ricorda lo spinaccio con una punta più spiccata di sapore salato, tant'è vero che non va salato quando viene cucinato, perché è già salato di suo, ha una grandissima capacità di assorbire sale minerale. E lui è una di quelle piante che fa da riparo
da luogo di moltiplicazione per le coccinelle. È importantissimo. Attira molto anche gli afidi, quindi la coccinella si moltiplica sul chenopodio e anche trova subito anche da mangiare sia lei ma anche i suoi piccoli, perché la coccinella vola, può spostarsi da una pianta all'altra, ma è il piccolino, che sono quei coccodrilli blu piccolini, che sono le larve, i piccoli della coccinella, camminano, no? Quindi se trovano il cibo lì dove sono nati, gli viene decisamente più facile per portare a termine il loro ciclo di sviluppo. Quindi un servizio ecosistemico molto molto importante. Più dietro ancora lì abbiamo della rucola, che sarebbe, come dire, una pianta annuale, no? Ecco, questa è dell'anno scorso, decisamente dell'anno scorso, lì alla base del mais. È quest'anno che avevo cominciato seriamente a dare questa impostazione all'orto, qui, in questo modo. Allora, questa rucola era altrove, l'ho trovata, è rispuntata, cosa ho fatto? L'ho sradicata con un bel po' di terra e l'ho rimpiantata qui. La lasceremo lì fissa, sta diventando perenne. Poi anche quando andrà in semenza, spargerà in giro i suoi semi e diventerà una perenne che andrà ad arricchire appunto questo impianto che abbiamo fatto. Vedo che qui ci sono delle zucchine, forse sono dei prodotti più tipici dell'estate, insomma. Sì, assolutamente, lo zucchino è decisamente un prodotto estivo, c'è la pianta di zucchino come anche della zucca, come tutte le cucurbitacee sono piante tropicali e crescono solo in estate, nei nostri climi non ce la farebbero d'inverno assolutamente. Queste sono piante coltivate, quindi quella parte dove appunto l'uomo fa con le sue mani. Qui raccoglieremo per circa 3 mesi, poi vedremo anche come si comporteranno le piante, perché ecco, come ben vedi, che non abbiamo ancora accennato, ma come ben vedi stiamo usando pacciamatura di fieno. Questo è fieno nostro qui di montagna. È il primo anno che usiamo questo tipo di pacciamatura. In passato usavamo il film di biodegradabile, no? Inabido di mais. Il fieno innanzitutto è una risorsa qui del posto, innanzitutto. E poi, man mano che lui rimane sul terreno, vediamo se riesco a avvicinarmi, che ti faccio vedere, sotto comincia già a degradarsi, no? Ecco, vedi che qui comincia già a cambiare colore? Vuol dire che qui sotto i microrganismi, stanno già lavorando e lo stanno già degradando, perché è una materia vegetale. Di cui loro se ne cibano, insomma, lo sminuzzano, lo triturano, lo trasformano e quindi andrà ad arricchire il terreno principalmente di carbonio, perché essendo una pianta fatta essiccare rimane più che altro la parte carbonica, no? Poi non si degraderà tutto sicuramente, poi per noi è una nuova esperienza questa chiaramente, ma io immagino che in autunno ne rimarrà ancora un po' di questo fieno, non si sarà degradato tutto e ne aggiungerò dell'altro per ripristinare quel che si è già macinato, mantenendo in primis il suolo fermo, non lavorato, tranquillo, no? Perché questa è una delle cose più importanti nell'agricoltura organica e rigenerativa, cioè lasciare il suolo indisturbato e possibilmente sempre coperto. Perché se tu il suolo tieni scoperto, lo fai ossidare. Si brucia col sole, si bruciano i microrganismi che è la nostra risorsa più grande che abbiamo nel suolo, no? Invece tenendolo coperto, li fai questo riparo ai microrganismi, a loro arrivano proprio fin qua, in cima al suolo arrivano a lavorare, a sminuzzare, trittare, distribuire e riorganizzare gli elementi che si trovano nel terreno, no? E quindi questa è una delle caratteristiche più importanti, cioè una delle regole più importanti da mantenere in un orto coltivato con questo metodo, cioè coperto e non disturbato. Difatti noi qui non freseremo più, non areremo più. Le aiuole saranno sempre queste, i camminatoi saranno sempre questi, cercheremo di non pestare mai qui per non compattare il terreno, no? Quindi che rimanga una buona dotazione di ossigeno nel terreno. Al limite magari andremo a rieggiarlo, un attrezzo che ho in magazzino, che si chiama bioforca, la Grainlinette, è una forca larga come l'aiola, con dei denti lunghi, tipo 30-40 centimetri, che fa solo questo lavoro qua. Leggero spostamento avanti e indietro, creando dei canali per l'aria,
e per l'acqua, quindi portando dell'acqua, il giusto ossigeno nel terreno si favorisce la vita che si trova nel suolo. E l'acqua viene trattenuta qua? Assolutamente sì, e un'altra funzione molto importante è mantenere l'umidità nel suolo. Considera che stiamo sperimentando uno dei periodi di siccità più gravi della storia, ce ne sono stati degli altri, non è che sia il primo questo o il più grave, credo ce ne siano stati degli E quello altri. forse che stiamo attenzionando in maniera particolare. Esattamente, perché è cambiato anche il nostro modo di osservare le cose, ma anche il nostro stile di vita è cambiato, no? Quindi adesso siamo anche un po' più frettolosi e qualsiasi cambiamento ci manda un po' in... No? Però ci sono stati degli altri periodi di siccità. Mio papà mi raccontava in Romania nell'82 c'è stata una siccità molto forte. Un nostro cliente che ha più di 80 anni, lì di Polpenazzi, ci raccontava che nel 51-52 c'è stata una secca terribile, ma proprio terribile, quindi... Però magari allora non avevamo neanche questi grandi bisogni che abbiamo oggi, no? Però comunque sta di fatto che la siccità c'è ed è molto molto grave e i nostri colleghi in pianura stanno soffrendo anche più di noi, magari chi non ha la fortuna di avere un pozzo, l'acqua vicino o il consorzio, via dicendo. Noi qui l'acqua non ce l'abbiamo, non ci abbiamo il pozzo, c'è solo l'acqua dell'acquedotto, ma... Non ci sembra assolutamente il caso di usare quella dell'acquedotto, sia perché è una risorsa che è a servizio della comunità, ma anche che parlando dal punto di vista microbiologico, agronomico, è acqua trattata con cloro, per forza di cose è trattata con cloro. Quindi portare nel suolo un'acqua trattata in questo modo non è una bella cosa. E stiamo cercando appunto di raccogliere l'acqua piovana. Siamo riusciti con quelle tre piovute che ha fatto qui, che non erano molto importanti, però... Ci hanno salvati, diciamo, temporaneamente. Siamo riusciti a raccogliere circa 12.000 litri d'acqua, adesso 3.000 litri li abbiamo già usati, li stiamo usando con molta parsimonia, solo in fase di impianto nuovo, no? Proprio per far sì che la pianta cominci ad allargare le radici e poi più che altro spingere la pianta a cercarsi l'umidità. E il fatto di usare la pacciamatura di fieno ci sta aiutando molto in questa cosa, perché mantiene proprio l'umidità giusta sotto, cioè fa passare l'acqua quando piove, però poi non la fai evaporare con tanta facilità come accade invece in un suolo lavorato e scoperto. Quindi, grazie al cielo, abbiamo cominciato quest'anno a usare il fieno ed è un po' la nostra salvezza, devo dire. Con Gheorghe abbiamo già parlato di che cosa significa fare agricoltura in montagna, dell'importanza appunto che hanno queste figure per il recupero del territorio e per fare in modo che il bosco non avanzi troppo, appunto operazioni di controllo. Approfondiamo questo argomento con Massimo Mattei, che oltre ad essere il sindaco di Provaglio Valsabbia, all'interno della comunità montana della Valsabbia e all'interno della comunità dell'Alto Garda si occupa appunto di agricoltura, essendo un perito agrario. Fare agricoltura in un territorio come questo, oggi, nel 2022, è semplice? Ci sono tante difficoltà? Bisogna tornare a farla? Semplice non è semplice, tant'è vero che per poter vedere un orto come quello che abbiamo visto con Gheorghe è dovuto venire appunto lui da fuori, dal lago,
e provare un'attività così. Anche un pensiero personale, il Vogo fa molto piacere che lui sia venuto qui a Provaglio a provare questa attività e a ragionare di complessità in agricoltura, quando tante volte si rischia invece di schematizzare troppo le cose. Quindi io davvero gli faccio gli auguri perché la sua attività possa essere un volano anche per altri, perché io credo appunto che le possibilità di lavorare in montagna ci sono, vanno affrontate da persone consapevoli che lavorare in agricoltura richiede sempre dedizione e capacità e competenza, ma farlo in montagna ne richiede ancora di più, perché non ci sono orari e ci sono condizioni che a volte sembrano avverse. Bisogna, come dire, governare anche il territorio per far sì che questo poi non dia luogo a fenomeni di smottamenti, di erosioni. Quindi l'agricoltore è un po' anche un presidio del territorio, per cui questa sua funzione è fondamentale. Però è possibile, ci sono molte realtà che lo dimostrano, anche magari a livello cooperativistico, e c'è sicuramente bisogno di persone così che intraprendano questa attività, che qui è rimasta un po' marginale ormai, purtroppo, e per quello che spero proprio che questa possa essere un'occasione di divulgazione anche di nuove pratiche, di nuove possibilità, e che a qualcuno faccia capire che magari ci sono possibilità anche qui da noi. Con questo particolare clima e il suolo di questi territori, per quali colture sarebbe adatto? Qui vediamo che stanno crescendo, insomma, delle orticole, poi dopo l'obiettivo di Gheorghe è anche quello di portare alberi da frutto, insomma, è un terreno ricco in particolare di che sostanze? Ma è un terreno tipico delle montagne, quindi sicuramente si presta bene alle coltivazioni degli orti caratteristiche delle montagne, come le patate o i fagioli sicuramente. Però Gheorghe sta dimostrando che invece sono possibili anche altre coltivazioni, altre consociazioni, magari anche, come dire, proteggendo il terreno come ha fatto vedere lui. Quindi, insomma, adottando una serie di buone pratiche agricole è possibile anche ottenere un qualche cosa di più di quello a cui si è abituati a pensare magari solitamente. Poi chiaramente la montagna è particolarmente adatta alle coltivazioni foraggere, quindi per l'alimentazione del bestiame, per da cui ricavare latte per fare i formaggi, la caseificazione. Chiaramente tutta la montagna ha questa valenza, questi prati stabili permanenti danno un foraggio di ottima qualità che permette di produrre latte di ottima qualità. Ovviamente che sia agricoltura biologica oppure che siano nuovi tipi di agricoltura come quelli che sta sperimentando Gheorghe, l'importante è appunto che questo settore vada verso la naturalità, cioè quindi l'abbandono, insomma, di quelle sostanze di sintesi che possono fare solo non bene. Ma certo, ma diciamo che in montagna tante volte l'agricoltura, pur non essendo biologica per certificazione, perché quello richiede un procedimento anche amministrativo complesso, burocrazia lo è di fatto, perché poi nel concreto sui prati non si usano concimi di sintesi, non si usano assolutamente erbicidi o sostanze simili, quindi è un'agricoltura che tende a essere biologica con molta facilità, anche se magari non ha un vero riconoscimento. Però questa certo deve essere una delle prerogative del fare agricoltura qui, non pensare di venire con la pompa irroratrice sempre in mano. C'è bisogno di persone che abbiano voglia di provare, ecco, come ha fatto Gheorghe, mi auguro che ne possano arrivare altre. Ovviamente ce l'auguriamo anche noi. Grazie mille Massimo. Grazie a voi. Ecco, questo è il pomodoro selvatico, uno dei pomodori selvatici. Non ho ancora capito quanti pomodori selvatici ce ne siano, se c'è solo una varietà o di più. Comunque questo è il Sissimbrifolium, Solanum Sissimbrifolium. È il primo anno che lo abbiamo nell'orto, è spinoso, quindi come tante altre piante selvatiche dovrebbe fare un frutticino rosso proprio qui dentro. Adesso dobbiamo ancora capire anche come sarà il sapore, ma la pianta è molto molto interessante, promette molto bene perché ha un portamento, vedo, più importante rispetto alle altre, anche una resistenza alla siccità, agli sbalzi ambientali, sto notando più importante. Quindi se anche il frutto sarà buono da consumare, potrebbe diventare una presenza fissa nel nostro orto. Ecco, questo è un altro pomodorino sulla falsa riga del pomodoro selvatico, si chiama Pimpinellifolia, è un pomodorino più piccolo dell'unghia, è molto molto dolce, e anche questo lo coltiviamo da circa 3 anni adesso.
E anche lui stiamo notando che pur nelle condizioni estreme, pur nella siccità, lui sta riuscendo a reggere molto molto bene, è bello rigoglioso, ha le piante in piedi, le foglie sono su. Invece tra gli altri pomodori, diciamo più selezionati, tanti stanno soffrendo molto la siccità, e anche qui ci sarà da osservare, vedere quale delle nostre tante piante che abbiamo qui reggono meglio le condizioni estreme e che magari sono più da incentivare, perché appunto uno dei concetti dell'agricoltura organica e rigenerativa è avere il meno bisogno possibile di input per far crescere le piante, che devono il più possibile cercare di arrangiarsi. Questa è un'altra pianta molto interessante, oltre ad avere un fiore meraviglioso, è un'altra pianta in cui tu credi tanto. Eh sì, è anche una, se vuoi, delle ragioni che ci ha spinti verso la montagna. Questa è la fagiolana, o come lo chiamano in dialetto bresciano, copafam, cioè perché ha sfamato tantissime famiglie lungo gli anni, no? Il copafam. È un fagiolo, è una leguminosa, quindi nello specifico è il Fasseulus coccineus, che rispetto al Fasseulus vulgaris, che normalmente si coltiva in pianura, che possono essere i borlotti, i canelini e via dicendo, il coccineus ha questa caratteristica che sta molto meglio in montagna, gli piace il fresco, ha bisogno che si rinfreschi di notte, ha bisogno che la temperatura non salga possibilmente sopra i 30 gradi, perché sennò perderebbe i fiori, quindi non riuscirebbe a produrre i frutti. Produce dei semi molto molto grossi, e infatti li chiamano fagiolane anche per quello, che poi messi nell'acqua in ammollo triplicano addirittura, e saziano moltissimo, no? E un'altra caratteristica molto interessante di questo fagiolo, che rispetto a tutti gli altri fagioli che sono annuali, cioè producono i fiori, i frutti nell'anno di coltivazione, poi muoiono le piante quando arriva il gelo, perché comunque sono piante originarie dei climi caldi, no? Perù, Messico e via dicendo. Questa pianta qua crea delle radici, forma delle radici tuberose, quindi delle radici che accumulano delle sostanze dentro. E quindi quelle radici lì, se trovano le condizioni adatte, cioè ipotesi non fa un inverno congelate, oppure hai coperto molto bene con del fogliame, del pacciame, le radici, oppure la stradica, addirittura la porti in magazzino per l'inverno e la riporti fuori in primavera, ha la capacità dal centro di queste radici tuberose di attivare delle gemme e quindi di produrre una pianta nuova l'anno successivo. Quindi potrebbe essere considerata una pianta perenne. Nel suo areale d'origine è pianta perenne, a lasciarla lì è pianta perenne. Qui con il nostro aiuto potrebbe essere perenne, quindi si integra molto bene in un sistema permaculturale e stabile, no? Un po' di quello che dicevamo prima. Poi le abbiamo anche impiantate partendo da seme, perché si può fare tranquillamente, è la tecnica normale, partendo da seme, abbiamo seminato i semi e abbiamo fatto un po' di filari e, con tutto l'impianto di arrampicata che gli serve, perché è una pianta che fa dei tralci lunghi anche oltre 3 metri. Quindi produce anche molta massa vegetale, quindi a fine ciclo culturale anche quella è molto molto utile. Ecco, questa è la cipolla d'Egitto, la chiamano anche cipolla che cammina, in Inghilterra la chiamano Welsh Onion, è un Allium fistulosum rispetto all'altra cipolla normale che è Allium cepa, ha di caratteristico che rimane sempre verde, come anche il cipollotto giapponese, fa questa cosa interessante che adesso ho già fatto il raccolto dei semi, perché era ora, ancora settimana scorsa, di raccoglierli, ma qua in cima immaginate che c'era uno stelo fiorale lungo così, e in cima invece che avere tanti semini piccoli aveva dei bulbilli come delle piccole cipolline, che quindi sono più pesanti dei semi, no? E allora ad un certo momento, quando la pianta è pronta, per via del peso di queste cipolline che c'erano in cima, lo stelo fiorale si piega, si accascia a terra,
e accasciandosi a terra, lì dove tocca il punto in cui tocca la terra, i bulbili emettono radici e fanno una pianta nuova lì, e si chiama cipolla che cammina per questo, che viene radica lì, poi magari l'anno successivo lo stelo fiorale che fa cade più in là e via dicendo, e continua a colonizzare il terreno così. Noi chiaramente questo processo lo piloteremo, quindi abbiamo raccolto i bulbilli e li pianteremo, faremo un impianto nuovo. E anche questa è una pianta perenne che appunto accanto allo stelo fiorale fa anche una pianta nuova di cipolla verde, e quindi lasciarla nello stesso terreno per più anni lei riesce a rifarsi tranquillamente. Questa poi la ritroveremo in uno dei piatti che abbiamo poi cucinato a casa. Ecco, questo è l'aglio elefante, che oramai adesso sono un po' di anni che lo stiamo portando avanti. Dopo un impegno lungo circa 5 anni per moltiplicarlo, adesso è diventata una presenza fissa nei nostri orti. Questo nello specifico l'ho fatto andare in semenza, cioè in fiore, perché in realtà poi i semi non li fa, è una pianta sterile per via dei semi, si moltiplica solo per bulbo, per vedere anche i fiori e che fragranza hanno. Perché noi, per esempio, con lo stelo fiorale, che è il Beagle Dye, quando era tenero l'avevamo raccolto, l'abbiamo messo via sott'olio, difatti poi lo vedremo in tavola. E anche con le foglie, che adesso sì sono gialle, però un mese fa erano belle verdi, rigogliose, le abbiamo fatte essiccare e abbiamo fatto una polvere che poi useremo per fare dei taralli speziati. E normalmente appunto questo bigolo si raccoglie e appunto noi lo stiamo utilizzando. Perché se no se lo lasciassimo crescere come abbiamo fatto qui adesso, la pianta darebbe troppa energia allo stelo fiorale e troppo poca energia ai bulbi. Vediamo se riusciamo a estirparlo. Non siamo riusciti, ma non fa niente, perché adesso io comunque riesco a tirarlo fuori. Eccolo qua, l'aglio elefante, c'è questi bulbi belli grandi, più grandi dell'aglio normale. Hanno questa caratteristica interessante che non contengono aglina, quindi che è quella sostanza piccante dell'aglio, quindi diciamo son più digeribili, meno alito, sai, col sapore di aglio insomma che conosciamo, e quindi è anche utilizzabile in maniera più, diciamo, più abbondante nei piatti rispetto all'aglio normale. E poi è un aglio che viene sempre bene, cresce in qualsiasi condizione, troppa acqua, poca acqua, siccità, vento, che qualsiasi cosa sia, e poi si conserva anche a lungo. Una volta raccolto si può conservare in magazzino anche quasi fino a maggio. Ecco, queste sono le nostre patate che stiamo raccogliendo novelle. Patate piantate molto molto presto, piantate anche molto molto fonde, tant'è vero che stanno reggendo abbastanza la siccità, anche perché hanno un apparato radicale che è molto profondo, sta molto giù, e stiamo raccogliendo patate novelle già da un pochettino, insomma, che in montagna è un risultato molto molto buono. Ecco, la siccità ha fatto anche questo, la terra è molto dura e si fa fatica a far entrare dentro la forca, però adesso vediamo. Perché noi, eccole qua, guarda, patate novelle, ma che belle. Abbiamo già notato come caratteristica interessante che sono molto asciutte, sono molto saporite proprio per via della concentrazione del sapore per la mancanza d'acqua, no? Però sì, è meraviglioso vedere una pianta di questo portamento in queste condizioni di siccità, che continuo a ripetere, siccità, ma perché così è vero ed è una cosa alquanto pesante. Cioè, è meraviglioso vedere una pianta che si è riuscita a svilupparsi così e produrre questi beni.
Ok, abbiamo raggiunto la tua cucina perché ovviamente le tue verdure sono anche buonissime in cucina, non soltanto diciamo da mangiare come semplice insalata, ma si possono anche preparare altri piatti. C'è una tua ricetta, io partirei da quella proprio speciale, proprio la tua ricetta. La tua compagna Anna ha detto che è la tua. La mia specialità, ma per l'onore di cronaca, non è una mia ricetta, ma è una ricetta antica, penso sia delle Isole Canarie, che a me è arrivata attraverso, cioè raccontata da una cliente, no? Che appunto ha viaggiato da quelle parti, quindi anche questa cosa bella del non sono solo io che porto le verdure, che do le verdure ai miei clienti, ma anche loro mi danno sempre qualcosa, no? In cambio. È sempre questa parte, se vuoi, culturale degli orti del monte, dello scambio, no? Del rapporto che si crea tra il coltivatore e il consumatore. E niente, Emanuela mi ha raccontato di questa ricetta che sono le papas arrugadas, le servono come aperitivo in tutti i bar alle Canarie, quindi è il loro aperitivo proprio. Nasce come patate novelle cotte nell'acqua di mare, no? Quindi acqua molto salata. E allora noi per farle abbiamo cercato di replicare l'acqua di mare, quindi abbiamo salato moltissimo l'acqua di cottura, le abbiamo fatte lessare fino quasi al punto di cottura giusto e le abbiamo lasciate rigorosamente con la buccia, perché la ricetta prevede questo, perché la buccia poi fa da barriera anche, no? Non fa passare dentro troppo sale nelle patate, ma solo il giusto, e rimangono salate fuori e con la giusta dolcezza dentro, no? Questo contrasto. Quindi si fanno lessare quasi al punto giusto, poi si tirano fuori dalla pentola con l'acqua, si mettono in una padella più larga, più bassa, si aggiunge un po' di acqua di cottura che ne era rimasta nella pentola salata e si fanno cuocere ancora finché l'acqua si asciuga tutta quanta e ci rimane solo la patina di sale. Quindi si vedono un po' degli aloni di sale, questa polvere qui che non è altro che il sale bruciato rimasto nella padella. Quindi ecco, questa è la ricetta che sì, l'ho fatta io, ma non è mia, ma è mia perché l'ho fatta io, ma è delle Canarie. Patate, insomma. Invece qui cosa troviamo? Qui invece abbiamo un'insalata di ceci, conditi un po' speziati, conditi con un po' di pomodoro secco e specialmente con dei peperoni frigitelli saltati in padella, con le foglie verdi della cipolla d'Egitto, la cipolla che cammina che abbiamo visto prima, e la parte sotto della cipolla che cammina, il bulbo sotto, l'abbiamo usato invece a crudo, l'abbiamo tagliato dentro come condimento. E il terzo, che è quello più speciale, secondo me, quello perché più speciale. Perché l'ha fatto le tue bimbe. L'ha fatto mia moglie con le nostre bimbe, con Nina e Gelsomina. E sono dei taralli speziati e con l'aggiunta in più di polvere di foglie di aglio elefante. Quindi le foglie dell'aglio elefante, che normalmente sono un prodotto destinato destinato a rimanere in campagna, no? Noi quando raccogliamo i bigoli dell'aglio elefante, lo stelo fiorale, che poi lo mettiamo via sotto olio, li raccogliamo un po' più bassi con anche due foglie sotto, e quelle foglie poi le mettiamo nell'essiccatore e ci facciamo una polvere. La bellezza di quelle della foglie dell'aglio elefante è che sono un po' più blande di sapore, quindi anche la polvere ha un sapore più blando, quindi si possono insaporire dei piatti e si può aggiungere del sapore di aglio, ma non in maniera così forte, e poi aggiungerlo anche alla fine del piatto, no? Invece di avere, come dire, lo spicchio da gestire, che se non stai attento si brucia, diventa amaro, via dicendo, non sai mai quando toglierlo, con la foglia, che è quel, poi questo è il vasetto della polvere di foglie, con questa polverina poi puoi anche proprio dosare quanto sapore di aglio vuoi aggiungere e poi metterlo proprio alla fine, quando hai spento la fiamma, anche addirittura quando hai impiattato, quindi proprio un condimento a fine cottura. E poi vedo qui un altro prodotto molto interessante, perché ecco, diciamo che se ne sente parlare poco. Sì, è assolutamente un prodotto insolito, non conosciuto qui, non è etichettato perché non l'abbiamo fatto anche per la vendita, ma lo usiamo noi in casa perché ne avevamo poco. E questo è il crème,
detto anche rafano, detto anche barbaforte, Armoraccia rusticana come nome scientifico, è della famiglia delle brassiche, delle verze. È molto piccante, un po' come lo wasabi giapponese, una radice bianca, lunga, piccantissima. Sta molto bene con, generalmente con le cose bollite, quindi anche con le patate, che in questo caso sono anche per di più bollite, no? E bilancia molto bene un sapore, come dire, abbastanza pieno, no? Abbastanza grasso. Lui va a sgrassare, ha delle proprietà antiossidanti molto molto forti. E poi, come avevamo visto prima sotto le noci, è una pianta molto rustica, infatti si chiama anche Armoraccia rusticana, non so se è legato a quello. E cresce ovunque, è infestante, quindi va a richiamare quel concetto di permacultura, di impianto agroforestale stabile, di aiole permanenti di cui ne parlavamo prima. Cioè una pianta che è capace di rimanere in un luogo per tantissimi anni e continuare a dare raccolto a noi, ma anche a dare dei servizi all'ecosistema, perché poi dà da mangiare a determinati insetti, fa da riparo ad altri insetti e poi cresce appunto, come abbiamo visto prima, in un luogo in cui normalmente non crescerebbe nulla, cioè sotto le noci. Perché sotto le noci, come dicevamo, cresce nulla, perché le noci, appunto, come ti accennavo, contengono una sostanza che fa da repellente, da inibitore di crescita per le altre piante. Invece abbiamo scoperto che il cren lì sotto cresce a meraviglia. Gorghi, abbiamo vissuto davvero questo momento emozionante, tua moglie che ha cantato questa Ninna Nanna, una Ninna Nanna della tradizione contadina, siciliana, appunto, che parlava di semi. Lei l'ha sentita appunto da un siciliano mentre stava facendo un'esperienza di agricoltura in Piemonte. È stato davvero un momento molto bello, anche le parole, perché si parlava appunto di semi, di sementi, un po' la vita, anche c'erano le tue bimbe appunto che ascoltavano, una celebrazione della vita e anche quello del momento della nanna, che è così particolare per i bambini.
Io vorrei che insieme a me tu facessi una riflessione su questa frase di Barbara Ward: abbiamo dimenticato come essere buoni ospiti, come camminare con passo felpato sulla terra, proprio come fanno le altre creature. In un certo senso, Gheorghe, quello che tu stai facendo insieme alla tua famiglia, quello di fare un'agricoltura che sia il più naturale possibile, lo abbiamo già detto, hai fatto proprio, sei andato oltre il biologico proprio per cercare la massima naturalità. Un esempio da seguire, anche quello di ripopolare la montagna, ma ripopolarla appunto con... noi siamo gli ospiti su questa terra, non siamo i padroni. Beh sì, questo senza ombra di dubbio, noi come tutti gli altri animali. Sì, questa è una frase molto importante, anche molto difficile, perché mette un po' in discussione il nostro essere, no? nel profondo, come camminiamo su questa terra, qual è il nostro ruolo, qual è il nostro destino su questa terra, no? Perché è vero, tutte le altre creature camminano con passo felpato, ma cioè, non camminano con passo felpato, vero? Cioè, camminano con passo felpato per un istinto animale, no? Per non disturbare, ma non per non disturbare, per non attirare l'attenzione, se vuoi proprio. Ma io credo che noi esseri umani, se arriveremo ad avere questo passo felpato, dovrà essere per amore, per meraviglia, per non disturbare ciò che ci sta attorno, per poterci poi meravigliare da un qualche cosa che scatta camminando felpati. Ma poi passo felpato vuol dire anche camminare in pace, camminare con calma. Camminare con calma vuol dire anche vedere quello che ci sta attorno, no? No? Cominciare ad imparare che facciamo parte di qualcosa, no? Non che dominiamo qualcosa e qualche cosa è solo quello che noi facciamo e basta, che noi creiamo, modifichiamo, disturbiamo, ma è ciò che già c'è, no? Il creato è già qua, è tutto qua. Dobbiamo solo imparare a guardare e possiamo guardare camminando con passo felpato, cioè con passo lieve, piano piano. E noi a casa anche camminare sulla paglia, il cammino sulla paglia, sul fieno, è diverso dal cammino sulla terra nuda. E io ci sto cercando di imparare questo passo felpato, non l'ho imparato, né? Ancora non ce l'ho questo passo felpato, però lo stimolo c'è. È lo stimolo, quello deve esserci, appunto, osservare, ben detto tu prima, è proprio quello che insegna il tipo di agricoltura che tu adesso stai portando avanti. Non mi resta che ringraziare te, ringraziare Anna, ringraziare le vostre meravigliose bambine, anche tuo suocero appunto che ha accompagnato questa Ninna Nanna prima con la chitarra. Orti del Monte è una realtà che vi abbiamo fatto conoscere, ma è una realtà in continuo movimento e cambia con il cambiare delle stagioni, quindi magari torneremo per vedere come sarà più avanti. Io ti ringrazio davvero tantissimo e anche a voi, arrivederci. Grazie, molto grazie. Volentieri, grazie. Nina, dai. Nina, dai. Nina, di ciao. Ciao.